Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi è il giorno della partenza. C'è un cielo bruttissimo, il cielo sta già piangendo. Nonostante io ieri sia tornata tardissimo, perché poi questi ultimi 3 giorni le mie amiche mi hanno rapita letteralmente ogni giorno. Siamo andate in giro, abbiamo fatto cose, cinema, mangiato tantissimo, poi col fatto che era il mio compleanno. Pure non sono poi abituata a uscire tutti i giorni, tutto il giorno, quindi sono stanchissima. Magari questa cosa mi aiuterà a dormire sull'aereo stasera, non lo so. Perché poi lo sapete, io ho un problemone con il dormire sull'aereo. Comunque sto utilizzando uno dei regali, tra l'altro, che mi hanno fatto le mie amiche, che è questo treppiedi stupendo. Voi direte, vabbè, cosa cambia dagli altri? Perché questo si può alzare, ragazzi. L'altro che avevo io è quello corto, diciamo, soltanto per portarlo in giro. Invece oggi proviamo questo, tanto sarà una giornata lunga. Devo fare ancora 800 milioni di cose. Vi stavo dicendo, appunto, nonostante io sia uscita sempre questi giorni, sono sempre tornata comunque tardi, verso le 2 così. Oggi mi devo assolutamente svegliare presto, anche perché programmi di oggi prima della partenza. Finire ovviamente di fare le valigie, perché come vedete sono ancora qui, le scarpe, rivedere insomma pesi, cose, finire di mettere le ultime robine che mi mancano, preparare lo zaino, preparare le cose di Amarok. Io volevo portarlo anche un po' a fare un giro prima di andare, così si scaricava un pochino, si stancava, quindi vediamo se riusciamo a fare anche questa cosa. Dovrei iniziare a montare il video della valigia, ma non credo di fare in tempo oggi, però vediamo, mai dire mai. E ovviamente poi mi devo lavare i capelli. Ovviamente questo video sarà molto interessante, perché voi avete mai portato un cane sull'aereo? Io no, ho cercato video di questa cosa ovunque, non ci sono, cioè ce ne sono pochissimi che fanno viaggi con Korean Air e soprattutto così lunghi. Quindi eccoci qua, i pionieri di questa nuova wave. Avrò modo insomma di parlarvene, però sono tante le cose che mi preoccupano di tutta questa storia. Comunque, prima tra tutti sicuramente dover mettere queste scarpe in questa valigia, che comunque è spoiler, è già quasi piena di scarpe, appunto. E poi qui, come vi ho detto, c'è lo zainetto da fare. Questa è l'altra parte dei regali che mi hanno fatto le mie amichette. Vedete il faretto questo qua della Newer, che è potentissimo tra l'altro. E poi ho da mettere tutte queste cose, più le cose del bagno, che ancora non ho preso. Sto cominciando a preparare lo zaino. Cosa metto dentro? A parte, vabbè, i cavi, le cose tipo del telefono, eccetera. Ovviamente passaporto. Poi, non ve l'ho detto, ma ho fatto la patente internazionale. Non voglio prendere la macchina a Seul, anche perché è un disastro, non è proprio consigliata. Però ho detto, non si sa mai che possa servire, che non lo so, ci vogliamo magari andare a fare un weekend da qualche parte, esempio, eh. E quindi mi sono fatta appunto la patente internazionale. Se poi vi interessa l'argomento, perché neanche io sapevo come si facesse, poi vi farò sapere. Almeno su questa la foto è decente, quindi dovrebbe andare bene. Quindi tutti i documenti me li porto sempre con me. Poi ovviamente c'è tutta la cosa del visto. Ci sono tutte le cose di Amaruf, tutti i documenti, le analisi, i fogli che mi hanno richiesto, che anche di quello vi spiegherò senz'altro meglio più avanti, perché sono stati più giri che ho dovuto fare per lui che tutto il resto. Ah, ma sapete che vi dico? Non mi lamento neanche, perché sto andando a vivere. Che strano dirlo. Non ho ancora realizzato, comunque. Anche ieri Giulia mi faceva, ma tu hai realizzato che te ne stai andando, che stai partendo? Io no, perché di solito quando parto comunque torno sempre, quindi questa è una sensazione un po' particolare. Quindi non sono ancora in quel mood panico, insomma. Mi dico, tutto va bene, tutto porterà a qualcosa. Ieri ho anche salutato appunto due delle mie amiche, Giorgio e Fra, che Fra mi si è presentata con questo, che è un maialino portafortuna, infatti vedete qua il quadrifoglio. E allora ho detto a Giorgio, lasciami anche tu qualcosa di tuo, così quando lo vedo mi viene in mente. Mi ha lasciato il suo portachiavi. Invece Giulia ieri mi ha comprato questo. Gli accendini mi devo ricordare che non si devono imbarcare, perché l'altra volta mi hanno fatto un casino di storie. Però questo, ogni volta che lo userò, finché durerà, anche se è ricaricabile, penserò alla mia amichetta. Ho chiuso tutte le valigie, nel senso, le cose che dovevo metterci le ho messe. Il problema è quelle che non ho messo. Perciò non so più cosa togliere per mettere le altre cose. Quindi adesso vado un attimo da nonna, così la saluto. Mi ha detto, non lo so, mi deve dare una cosa che deve essere messa in valigia. E anche lì non so bene come fare. E poi metterò tipo tutte le cose che devo ancora mettere sopra il letto e vedo. Cioè, al massimo droppo qualche scarpa, perché altro, vi giuro, non so più che fare. Poi mia madre mi è uscita un attimo a prendere
l'entrogermine, perché poi anche il discorso sanità eccetera ve ne parlerò bene. Le medicine ci sono ovunque, però sapete sempre meglio. Ora, suonato. Ciao! Eccola qua. Vedete cosa ho detto? Sono le 3, stiamo facendo una direttina su Instagram come abbiamo promesso. Quindi adesso partiranno tutti. Ciao, 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 ciao. E quant'è che sto in diretta? 31 minuti. Adesso poi li lascerò e mi continuerò a preparare. Mi sono fatta la doccia, mi sto lavando i capelli, sto scegliendo anche le cose del bagno da portarmi. E rieccola qui, un'altra volta. È venuta a prendermi. Oggi è tosta, no, oggi è tosta, ragazzi. Infatti già mi è da animo. Io sono venuta struccata perché ho detto tanto dopo mi dovrò struccare gli occhi. Però sono super felice per te. Guardi, ciao bambina, tutta sfocchiosetta che non mi vuole baciare. Ah sì. Ah, si sta guardando fuori. Mamma. Non posso fare. Qua. Ah, mi tostai, amore. Valigie, una qua e le altre dietro. Stiamo imbarcando e qua guardate, in priority mi hanno fatto passare col cagnolino. Ecco qua le vallette. Uno, due, Amruf. Comunque alla fine era molto di meno il peso, quindi sono speranzosa. Siamo per salutarci. Siamo per salutarci. Oddio, poi dovrò montare questo video mentre sto là. Ciao. Devo fare quella forte, ragazzi. Cioè, non è che possono piangere tutti, ecco. Ah, la mamma. Io tanto a piangere per l'ambro. Dai. Prego. Qua no. Che è questo? Guarda. No, no. Dopo. Non ti ho scritto niente, mamma, non ti ho scritto niente, perché mamma, aiutami la voce. Abbiamo superato tutti i controlli, Amarok si è sbaciucchiato tutte le hostess di Korea Airline che stavano dietro di noi, quindi già ci stiamo accalappiando il pubblico piano piano. Adesso è qui, per ora sembra abbastanza tranquillo, cioè gli sembra tutta una cosa strana ovviamente perché non c'è mai stato. Però sei bravissimo per ora, è vero. Mi hanno detto in teoria di non dargli l'acqua, ma io un pochino gliela do adesso. Bravo, un po' di acquina. Eccolo qua, ci stiamo per imbarcare. Siamo saliti, vero amore? Ah, mi hanno detto che deve stare qui sotto chiuso, quindi spero se ne farà una ragione. È la prima volta che vogliamo con Corea, quindi ora proveremo. In tutto ciò sono le 9, quindi tra poco partiamo. E appena partiamo poi apro la lettera che mi ha dato Giulia e poi comincio a registrare tutte le mie varie clip, perché voglio registrare cosa fare sull'aereo, ovviamente i pasti, perché ragazzi, già cominceremo a pregustare un po' di Corea da qui. Ovviamente noi stiamo per decollare. Secondo voi chi va in live? No, ma è giusto, me lo merito. C'è un sacco di rumore dentro questo aereo. Comunque, Amarok per ora sembra andare bene, però vi farò sapere. Siamo partiti con un po' di ritardo, però dice che mancano 10 ore. Quindi non ho ben capito quanto ci vuole questo volo. Comunque, siamo appena partiti, siamo appena usciti dall'Italia. Vedete, dice che mancano 10 ore. Meglio così, che vi devo dire. Comunque non mi fido a stare con le cuffiette perché ho paura che, non lo so, Amarok faccia dei versi strani. Sono troppo apprensiva, non riuscirò mai nella vita a dormire, mai.
buongiorno ragazzi, è direttamente il giorno dopo, finisco qui questo vlog, almeno poi iniziamo i prossimi. Ieri poi alla fine siamo arrivati, mille cose, è iniziato anche a piovicicare, faceva freddissimo tra l'altro, quindi insomma scesi poi dal volo, mi hanno fatto i controlli per Amarok, però insomma è stato abbastanza impegnativo. Poi sono venute le mie amiche e adesso siamo qui a casetta di Ross. Tra l'altro continua ad esserci un tempo abbastanza discutibile, fa anche freddino, quindi chiuderemo qui. Poi adesso le rifacciamo il letto, le ho già passato l'aspirapolvere perché lo sapete, la mia fissa. Qui ci sono le mie valigie messe un po' così a caso. Li ho mischi tutti, amichetti. Sono veramente trambata a questo giro, ve lo posso dire. Tutta colpa del signor Buccino. Non so perché, ma questa volta il jet lag un pelo l'ho sentito. Sarà che avevo tutta l'ansia, le cose. Che in realtà ancora ho tuttora, non so se vi devo dire. Al pensiero di tutte le cose che devo fare, mi prende un po' di angoscia. E poi ripeto, sono tutte cose su cui devo essere aiutata. Infatti credo stasera già ci incontreremo con le altre persone, insomma, del team, con Marco. Quindi dovrò cominciare a chiedergli. Poi, visto che devo fare l'ID, che sarebbe appunto l'alien card, la tessera, insomma, di residenza, e per quella serve poi dare l'indirizzo effettivamente di dove si risiede, non so se farla quando troverò casa o se farla già adesso e poi notificare il cambio di indirizzo. Cioè sarebbe una cosa ancora in più, quindi devo un attimo capire questo dettaglio, che non è un dettaglio. In più Amarok mi sta impegnando più del previsto. Ovviamente sto cercando di star lì molto molto dietro, perché anche per lui è tutto diverso. Starà pensando cosa mi ha fatto fare, dove mi ha portato. Quindi capisco che ovviamente poi si stressino anche i cani, quindi lo sto facendo uscire più spesso del solito. Vediamo se dopo riusciamo ad andare a fare una passeggiatina qua intorno, magari una mezz'oretta, insomma ci facciamo un giro. Tanto la zona dove sta adesso Ross, sono uscita a piedi, c'è letteralmente tutto. Però ecco, se mi chiedete invece come è andato il viaggio in aereo, allora, se fossi andata da sola, Korean Air stupendo, poi avevo tutti e tre i posti, quindi mi sono allungata, bellissimo. I pasti buonini, però i posti, ecco, proprio i posti, le sedute larghe, cioè carine. Quindi se avessi viaggiato da sola, cioè il tempo mi sarebbe andato che una meraviglia. Poi c'erano un sacco di film super 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 carini da poter vedere. Alla fine ne ho messo uno giusto così all'inizio, ma neanche l'ho seguito più di tanto, perché ripeto, cioè la mia priorità era lui, e neanche mi sono potuta mettere le cuffiette con la musica, per dirvi. Però ecco, quando ci sono state leggere turbulenze, io me lo guardavo, lui non ha fatto un fiato, è stato veramente bravo. Giusto un po' verso la fine, quando ha sentito, però perché ha sentito il cibo, odore di cibo, io non gli avevo dato da mangiare nulla. Però per il resto è stato veramente esemplare. Ora è qui tutto stanchino. Che poi ieri io sono subito uscita dall'aeroporto, dopo tutti i vari controlli, perché ti devono ricontrollare il cane. Hanno passato il cosino qua per vedere il microchip, hanno fatto le foto del passaporto, sempre del cane, a tutto ciò. Però ecco, io con le valigie non ho avuto problemi, sono riuscita a prendere da sola, le ho messe tutte in un carrellino, ne ho messe tre su un carrellino e una la portavo così. Quindi una volta che sono uscita, poi c'erano tutte le mie amiche, che anche loro tornavano lo stesso giorno perché sono state in Giappone, mi sembra una settimana, 10 giorni, e ho subito ritirato la scheda telefonica del telefono. Quindi una volta fatto quello, poi siamo uscite. Pioveva, faceva freddo, vi giuro, non me l'aspettavo. Infatti avevo lasciato il giacchetto e tutte le cose nelle valigie e siamo andate a prendere un taxi. Non ho potuto prendere quello normale, anche se avrei potuto provare, cioè la prossima volta che mi sposterò lo proverò, perché non si può spendere così tanto ogni volta. Quindi abbiamo preso tipo un minivan, e da Incheon, che comunque Incheon sta abbastanza fuori, già di base, però per arrivare fino a qui da Ross, che è appunto a Pyeongchang. In più c'era traffico, quindi figuratevi, perché l'ora di punta è un casino qua in Corea. Alla fine ci abbiamo messo un'ora e un quarto e ho pagato 100.000 won di taxi, che sono circa 68 euro.
E anche lì volevo morire per la seconda volta, ma ero così stremata che ho detto senti, ciao. Poi una volta arrivati a casa, lo sapete che qua i ristoranti la sera chiudono presto, quindi ho fatto in tempo a posare le cose, preso un giacchetto velocissimo e siamo usciti. Anche lì altra ansia perché dovevo lasciare Ami a casa qui da solo. Il problema non era che stava con Gucci perché appunto già si conoscevano e tutto quanto, però eravamo appena arrivati, scombussolati e tutto, preso, lasciato lì, stavo un po'. Poi lui non è abituato a stare da solo, si è sentito un po' spaesato, quindi ho sentito che appena abbiamo chiuso la porta ha fatto 2-3 piantini. Ho aspettato appunto che smettesse, perché poi qui appena fanno un rumore è un disastro. E quindi poi siamo andati, quando siamo tornati abbiamo trovato un po' di piscettinate in due o tre punti, quindi vai di pulizia. E niente ragazzi, quindi questo è per la questione viaggio. Se avete comunque qualsiasi domanda fatemi sapere, io adesso mi vado a riposare che sono stanchissima, stanotte non ho dormito per niente. E noi comunque ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao!